non erano tempi facili per l'Europa, quelli. Nel 1848 le monarchie di mezzo continente si sentivano minacciate. La borghesia mirava infatti a un cambio delle forme di governo e fu allora che un giovane di nome Otto von Bismarck avviò la sua opera di unificazione delle nazioni germaniche dell'Europa centrale sotto un unico governo centralizzato, sfruttando il malcontento popolare. E non si trattava certo di un uomo del popolo, ma la sua opera politica e sociale rese più influenti le piccole nazioni mitteleuropee, una volta unite in un'unica grande potenza.